L'ex provincia regionale di Messina potrà chiudere il bilancio 2019 grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro. L'annuncio è stato dato da parte dei deputati all'ARS del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana e Antonio De Luca, che avevano sollecitato gli assessori Bernardette Grasso e Gaetano Armao a ripartire in maniera equa i finanziamenti nazionali per il dissesto delle città metropolitane ed evitare così il default di Palazzo De Leoni. Erano stati proprio gli esponenti dei 5 Stelle a chiedere lo stanziamento di fondi in base alle specifiche necessità di ciascun ente, compresa l'ex provincia di Messina. Con la conseguente erogazione di 150 milioni di euro alla Regione, sarebbe stato paradossale non portare a compimento quanto fatto dal Governo nazionale, con l'impegno profuso del Movimento 5 Stelle e in particolar modo del sottosegretario Alessio Villarosa, che ha permesso agli enti intermedi di evitare il default, hanno aggiunto i deputati. Rassicurazioni anche da parte dell'assessore alle autonomie locali, Bernardette Grasso, che ha garantito lo stanziamento di fondi necessari per la stesura del documento finanziario. Siamo fiduciosi che oggi a Palermo si concluderà finalmente questa vicenda, con l'assegnazione delle risorse alla città metropolitana di Messina.